È sabato, siamo entrati nel weekend e come ben sapete il sabato e la domenica chiave calcio mercato difficile che si muova qualcosa. Tra l'altro oggi match day perché l'Italia affronta l'Inghilterra in National League, una partita che sicuramente, come posso dire, non è così affascinante come l'ultimo Italia-Inghilterra disputato. Ecco, tra l'altro oggi 11 giugno è esattamente un anno che abbiamo iniziato gli europei dello scorso anno, dove non pensavo di poter arrivare a vincere il titolo, eppure è stato così. Il calcio credo che sia bello anche per questo motivo qua. L'anno scorso si giocava la prima partita con la Turchia, con quell'autogol di Demiral che dava il via alla nostra cavalcata verso Wembley. Wembley che poi è stato lo stadio dove abbiamo perso anche il nostro ultimo titolo. Vedete come tutto si collega, ci vengono sempre fuori dei cerchi perfetti, chiave calcio. Vabbè, lasciamo stare un attimo la nazionale, anche se un protagonista della nazionale di Euro 2020-2021 verrà citato in questo video, e un altro protagonista della nazionale che non era presente alla spedizione ma che sicuramente farà parte dell'Italia del futuro verrà citato ancora una volta in questo video. Partiamo dal primo, dal campione, dal giocatore che l'anno scorso ha vinto appunto a Wembley la Coppa ma che non era un calciatore della Juventus, che però poi è diventato nel giro di qualche mese. Stiamo parlando ovviamente di Manuel Locatelli. Perché Manuel Locatelli? Abbiamo già parlato di quella che sarà la chiave tattica, di come penso che verrà utilizzato Locatelli a Massimiliano Allegri, trovate comunque già i video qua sul canale. Voglio focalizzarmi su Locatelli perché anche ieri è tornato fuori il suo nome nei commenti da parte di qualcuno di voi che diceva sì, è inutile preoccuparsi per Di Maria perché la trattativa sta andando per le lunghe, non ti ricordi che anche l'anno scorso con Locatelli abbiamo fatto la stessa cosa? E credo che sia un commento intelligente, innanzitutto perché è vero, l'anno scorso la trattativa per Locatelli è andata molto per le lunghe. Ci sono però due differenze sostanziali che voglio cercare di sottolineare, perché in questo momento, ragazzi, Di Maria visualizza ma non risponde. Ci sono le spunte blu, però lui continua a non dare risposta. E francamente questa cosa mi scoccia. Mi scoccia tanto perché la Juve sta aspettando solo quello, vuole sapere se effettivamente Di Maria è pronto per diventare un calciatore della Juve, preferisce guardarsi altrove perché sennò la Juve cambia obiettivo definitivamente e inizia a parlare con l'entourage di diversi giocatori. Ci sono due differenze, dicevo. La prima intanto è lo status, non mondiale, nel senso che Di Maria è un campione affermato che ha vinto tutto, Locatelli invece era un ragazzo che veniva da qualche anno di Serie A nel Sassuolo. No, lo status. Angel Di Maria è un calciatore a parametro zero, è un free transfer che tra una ventina di giorni si ritroverà svincolato, quindi disoccupato. Manuel Locatelli era un calciatore del Sassuolo con ancora un contratto lungo davanti e ovviamente con la volontà del Sassuolo di cederlo alle cifre che riteneva più idonee e più opportune. Il prezzo lo fa il mercato. Sappiamo che l'anno scorso c'è stato un interessamento forte dell'Arsenal per Manuel Locatelli, si è parlato di Borussia, si è parlato di tante realtà, di squadre magari non più di primo pelo, ma che comunque giocano in competizioni europee, che giocano in campionati principali, che avevano individuato in Locatelli il giocatore ideale da far crescere e magari creare una nuova sorta di plusvalenza, quelle che possono essere definite le squadre come il Sassuolo, ma con un grado più alto, che giocano magari in leghe maggiori rispetto alla Serie A. Ecco, Locatelli era un giocatore che piaceva un po' a tutti. E alla fine l'ha preso la Juve, dopo una trattativa davvero lunga, sono d'accordo. Però un conto è convincere il Sassuolo, o comunque una società, ad abbassare le pretese, a cercare un incastro. Come lo facciamo? Prestito? Prestito con obbligo? Prestito con diritto? Prestito di quanto? Quanto devo darti di prestito? Quanto è il riscatto? In quante rate te lo devo dare? Capite che c'è una trattativa con una società, quindi c'è un intermediario in più, che l'anno scorso era Sassuolo, quindi Carnevali, che insomma io a questo punto andrei a prendere, dato che alla Juve una figura così magari manca, e anche una persona così brava a trattare, perché il Sassuolo riesce sempre a vendere i suoi gioielli a prezzi molto molto alti. Tra l'altro ieri il Sassuolo dovrebbe aver preso un nuovo ragazzo che dovrebbe prendere il posto di Scamacca, che verosimilmente verrà venduto in questa finestra di mercato. Però Locatelli comunque, ragazzi, non era un giocatore a parametro zero, Di Maria sì. Aggiungo che l'anno scorso, proprio perché ci sono state queste offerte, magari anche maggiore livello economico per quanto riguarda il Sassuolo, da parte di altre squadre, poi non si sono concretizzate perché? Perché il giocatore Locatelli voleva la Juventus, voleva solo la Juventus, e quindi ha rifiutato tutto, fino a che non è stato possibile effettivamente firmare con la Juventus. Ecco,
questo cambia tanto, molto più dello status. In questo momento invece abbiamo Di Maria, che l'unico ostacolo è che lui decida di indossare la maglia della Juventus, che scelga di quanti anni farsi il contratto, che possa prendere una decisione e mettere la Juventus di fronte davanti alle altre squadre. Cosa che l'anno scorso non è stata necessaria con Locatelli, anzi tutto il contrario. Locatelli voleva la Juve, il Sassuolo avrebbe preferito venderlo da altre parti perché semplicemente ci guadagnava di più. Le tempistiche sono dilatate in maniera quasi uguale. Adesso Locatelli credo che sia stato un record, unica trattativa nel corso di tutta la sessione. Poi abbiamo visto come è andata la stagione, non troppo bene, quindi quest'anno magari qualcosina di più. Però l'anno scorso avevamo un calciatore con la voglia secca, matta, di venire alla Juventus. Quest'anno abbiamo un calciatore che non sa neanche lui se è meglio di qua, se è meglio di là, se è meglio un anno, se è meglio 5 milioni in più, 5 milioni in meno. A me da tifoso, semplice tifoso, queste cose danno fastidio. Mi danno fastidio anche perché basti pensare alle notizie che abbiamo visto in questi ultimi giorni, no? Cioè il caro prezzi degli abbonamenti allo stadium, che ci sono stati dei prezzi veramente alti. Ragazzi, oggi la curva costa come la pagavo io la tribuna nel secondo e terzo anno di Conte. E anche il caro prezzi di DAZN, dell'emittente televisiva che ha il 100% di partite in Serie A. Ergo, se vuoi vedere tutta la Serie A ti fai DAZN. Ci sono stati degli aumenti, no? Che vanno a toccare noi, che sia la popolazione. Noi siamo il popolo, siamo quelli che fanno girare poi alla fine il calcio. E vedere che dei professionisti serissimi, fortissimi, siano indecisi sul milione in più, il milione in meno, ma non lo so se vado in quella squadra, non so se vado in quest'altra, mi fa davvero pensare quanto siamo veramente schiavi nel vero senso della parola degli atleti, perché siamo noi il tramite. Poi senza il pubblico non funziona, come il mio lavoro. Senza il pubblico dall'altra parte io posso fare tutti i video che voglio, posso parlare delle cose che mi pare, ma se poi voi dall'altra parte non li guardate, io a fine mese non pago l'affitto, non pago le bollette, non faccio la spesa. E la stessa cosa vale per i calciatori. Se poi nessuno decide di andare allo stadio o nessuno decide di fare gli abbonamenti in TV, questi 7, 8, 9 milioni che si possano decidere di trattare singolarmente su un calciatore, la macchinina poi si rompe. E questa è una riflessione, secondo me, che va fatta. Va fatta perché il calcio è una vacca che si è sempre munta, che una volta era grassa, a volte è stata obesa, ora non è più così grassa, perché alla fine questa differenza di sponsor, sì, gli sponsor che pagano, poi però a pagare veramente siamo noi, sulla nostra pelle, e questa non è una bella cosa. Dicevamo che se Di Maria poi non dovesse accettare la corte della Juventus, si parla di un calciatore italiano che però non faceva parte di Euro 2020-2021, e cioè Nicolò Zaniolo, che è un vecchio nome che sta tornando fuori. Il Milan l'altro giorno avrebbe presentato un'offerta ufficiale alla Roma di 35 milioni più bonus per accaparrarsi Zaniolo. Offerta che la Roma dovrebbe ritenere ancora bassa, il che mi fa ridere perché, vi ricordate, è stato tra gennaio e febbraio, appena concluso il calciomercato invernale della Juve, vi porto Romeo Agresti qui sul canale. Romeo ci dice: la Juventus ha avuto contatti anche di recente col procuratore di Zaniolo. Zaniolo è un nome caldo, è un nome concreto, questo tra gennaio e febbraio, e lo vedremo ancora durante il mercato estivo. Poi c'è l'idea di Maria, c'è la possibilità di Maria, questa è stata probabilmente l'idea che ha avuto la Juventus per cercare di piazzare un colpo con poco, o si pensava con poco, sia tempo che esborso economico per via del decreto crescita. Questa trattativa sta andando avanti, è bloccata, e allora la Juve torna anche su Zaniolo, oltre che il nome di Berardi. Il punto è che tra gennaio e febbraio, quando si parlava di Zaniolo chiave Juve, giravano voci: la Roma parte da 70 milioni, potrebbe chiederne 80. E vi ricordate che vi dicevo, ragazzi, tutto il bene del mondo, a me Zaniolo piace anche, e lo ribadisco, siccome Zaniolo è un buon calciatore, ancora giovane, può ancora fare bene, e sicuramente chiesa una parte Zaniolo dall'altra, Vlahovic in mezzo, è un tridente ben formato bene, che può avere un suo senso logico e che mi piacerebbe vedere la Juve. Non ha 70-80 milioni di cartellino per il giocatore, 35 più bonus, diciamo che è quasi la metà. Ora non la accetteranno probabilmente, ma sui 40 milioni probabilmente uno come Zaniolo lo prendo. Se andare tra i 60 e i 70 e gli 80, no, tra i 35 e i 40 è tutto un altro discorso, è un calciatore che mi porto a casa di corsa. Dipende tutto dal prezzo, tutto al suo prezzo, il prezzo lo fa il mercato, come abbiamo detto prima.
Attenzione che anche ieri sera Gianluca Di Marzio ha riportato questa notizia. La Juventus è ancora vigile su Zaniolo perché sta avendo contatti con Di Maria, che sembra sempre più lontano, la fumata nera è sempre più vicina, e quindi la Juventus deve splittare. E le idee sono due profili italiani, Berardi e Zaniolo. A questo punto, dato che il prezzo per Berardi dovrebbe ballare anche quello tra i 30 e i 40 milioni di euro, non ho dubbi, vado sul profilo più giovane, sul profilo che mi può dare di più anche in prospettiva. È vero che Berardi sta facendo bene nel breve, insomma negli ultimi anni, ma Zaniolo può darmi tanto di più in tanti più anni e può essere anche un profilo rivendibile. Quindi se devo scegliere oggi tra Berardi e Zaniolo, io non ho dubbi, prendo Zaniolo. Terza notizia, anche ieri la Juventus ha ribadito, e ce l'ha confermato ancora una volta Romeo, la volontà di cedere Arthur, e quindi ha dato incarico ai suoi procuratori di guardarsi un po' intorno, perché spazio alla Juventus l'anno prossimo per Arthur non dovrebbe essercene, e qua ci colleghiamo al nome di Nicolò Fagioli, che è in aria di trattativa con la Juventus. Aspettiamo di capire quale sarà l'offerta che la Juventus ha in mente per Nicolò Fagioli, attendiamo di capire se Nicolò Fagioli poi l'accetterà, e vediamo se l'anno prossimo potrà tornare all'interno della rosa della Juventus insieme a Miretti, che a quanto pare è stato confermato. Per Pogba, ancora una volta, non ci sono novità, ne abbiamo parlato anche ieri, ce n'è una sola che non ho citato nel video, e cioè che anche gli agenti di Zidane hanno smentito questa vicinanza, se vogliamo, al PSG, e che quindi tutto quel castello di carte che si era creato ieri si è rivelato fuffa, una vera e propria fake news, e prende piede l'ipotesi che ho paventato all'interno del video di ieri. Se non l'avete visto ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede.